Come fa una panoramica, va? Mamma mia! A belli! Quando le becco tutte insieme così, aspetta un po'. Guarda che fa su YouTube, quindi mi raccomando, mi raccomando. Per me sono te lo do. C'è la privacy. Allora. Andrea, puoi stare in piedi? Senza che lo faccio. Noi abbiamo iniziato. Abbiamo iniziato 5 anni fa con cosa? Cosa abbiamo piantato? Girasole. Non abbiamo piantato le piante. Abbiamo piantato un seme. Da cui è poi è nato? Un fiore. Beh, che pianta era? Girasole. Un girasole. Abbiamo preso i semi del girasole, abbiamo piantato di nuovo tutti questi semi e sono nati 22 girasoli. Eh? 20, 21, quanti ne erano? Non so. Tanti quanti eravate voi, ok? E quindi abbiamo fatto crescere una piantina. E quindi abbiamo un'altra di pianta. Questa è una pianta particolare, qualcuno la riconosce? Io sì. Questa la riconoscete, sapete che cos'è? Basilico. Ma che? L'uomo che piantava gli alberi, che cosa faceva? Piantava le nostre piante, tante piante, qualcuno moriva, qualcuna invece cresceva fino a diventare, fino a chi aveva su questa collina, sono germogliate, gli abbiamo cambiato il vasetto per farle stare meglio e le goccette sono cominciate a crescere ancora di più. Adesso queste querce, che per noi sono importanti perché le vediamo un po' come siete stati voi, no? Eravate piccolini, vi abbiamo preso piccolini, non vi conoscevamo, piano piano vi abbiamo curato e piano piano siete cresciuti, siamo cresciuti noi con voi, ma siete cresciuti voi con noi. Ci abbiamo messo del tempo, 5 anni, però siete pronti per fare il grande passo. E questo è il messaggio che vi vogliamo dare. In queste, attaccate a queste querce, c'è un piccolo rotolino, piccolo, c'è una frase di una persona importante, per tanti, per tutto il mondo, e per me in particolare, che è il fondatore dello scout, Baden Powell, che prima era, che è una cosa piccolina, ci vuole alla ghianda un ottimismo a tutta prova per cominciare a diventare una quercia. È l'ottimismo che dovete avere voi nel crescere, dovete essere sempre ottimisti, guardare avanti, ci vuole tanto per crescere, però se lo fate bene diventerete importanti per voi e per gli altri. E vi vogliamo però salutare anche con un pensiero di un personaggio che voi conoscete, molti di voi conoscono meglio di Baden Powell, perché chi non è agli scout magari non lo conosce molto, Martin Luther King. Martin Luther King ha scritto questo pensiero relativamente a quello che ogni uomo, ogni persona, ogni bambino deve fare per impegnarsi a vivere e per impegnarsi ad essere il meglio di se stesso e a dare proprio il meglio nella vita, qualsiasi cosa lui faccia nella vita, qualsiasi lavoro sono. Incuria e sciacqueria. Ecco, eliminando queste due parole già siamo a cavallo, giusto? Se non puoi
sulla vetta del monte, sì un cespuglio nella valle, ma sì il miglior piccolo cespuglio sulla sponda dell'uscello. Sì un cespuglio se non puoi essere un albero, se non puoi essere una via maestra, sì un sentiero. Se non puoi essere il sole, sì una stella. Se non puoi essere un capitano, sì un buon marinaio. Sii sempre il meglio di ciò che sei. Cerca ardentemente di scoprire a che cosa tu sia chiamato e poi mettiti a farlo appassionatamente. Sii comunque sempre il meglio di ciò che sei. Un abbraccio dalle maestre. No, dico, mi voglio, mi ha dato questo bel compito, dice vai, vai con la mascoperta. Mamma! Sì. No, non glielo regali a mamma, devi guardare le tue. Leonardo, corri che ti dobbiamo dare questo. Sono stancato.